Questo ragù bianco, che è metà vitello, metà maiale, è molto facile da fare, molto gustoso e con la pasta fresca è veramente delizioso. È una simpatica alternativa a quello più tradizionale. Io ci metto dentro la salvia, che secondo me dà un saporino veramente speciale. Provate a farlo. Per il nostro ragù bianco ci serviranno 400 g di carne di vitello tritta, 300 g di carne di maiale, sempre tritta, poi tutto l'equivalente di un buon soffritto, quindi carota, sedano, una cipolla, uno spicchietto d'aglio, della salvia abbondante, una noce di burro circa 40 g e dell'olio extravergine d'oliva, inoltre della noce moscata, un bicchiere di vino bianco, sale e pepe. Cominciamo col pulire bene le nostre verdure per il soffritto e poi le andiamo a tagliare in quella che si chiama tecnicamente una mirepoix, dei pezzettini piccolini che servono appunto per il soffritto, non microscopici, piccolini. Come vedete, io faccio tutto con molta calma. Quando il nostro soffritto è bello che è pronto, prendiamo una grande casseruola, ci mettiamo dentro la nostra noce di burro, aggiungiamo abbondante olio e poi ci andiamo a mettere dentro le nostre verdure del soffritto. Sempre a freddo andiamo a metterci la carne di maiale, sgranandola bene mentre la mettiamo. Poi aggiungiamo la carne di vitello, anche questa cerchiamo di sgranarla bene. Le foglioline di salvia tritate grossolanamente. E adesso andiamo a mettere tutto sul fuoco. Cominciamo col rosolare la carne. Quando la carne è ben tostata, la sfumiamo con il vino bianco. Lo lasciamo evaporare bene mescolando. Poi aggiungiamo pepe, sale, una robusta grattata di noce moscata e 150-200 cc di brodo o di acqua calda. Io ho usato l'acqua calda perché fa lo stesso. A questo punto chiudiamo con un bel coperchio e lasciamo andare piano 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 per 90 minuti, controllando ogni tanto perché se si asciuga andrà aggiunto o del brodo o dell'acqua calda. Ecco, il nostro ragù è pronto. Adesso andiamo a condire con questo dei bei garganelli di pasta fresca. Guardate qua che piatto spettacolare. Buonissimo, gustoso e molto molto facile.